In Coppa Italia tornano a sfidarsi a distanza di anni nel derby Rimini e Vis Pesaro. Muccioli osa 8 fuori quota, squadre in bottiglia di giocatori che devono trovare il minutaggio nel corso della stagione. Partita vera a tratti, forse troppo sentita, con Viti nuovamente protagonista, l'ex Frosinone a terzo gol nel giro di 10 giorni. Uno sguardo sugli spalti, alle due curve, si gioca di mercoledì alle ore 15 e questo lascia diverse perplessità, questione di ordine pubblico, questione di cautela, ma tra turni di campionato e Coppa alle ore 15 continua ad essere un vero tabù, un tabù che si evidenzia anche sul campo, non succede nulla fino al minuto 15 quando Di Stefano dalla distanza reca qualche brivido alla porta difesa da Stefanelli. La Vis si fa vedere dalla destra, cross di Bellini per la girata di Rossi deviati in corner. Poco dopo, il portiere Stefanelli diviene autentico protagonista, qualche parola di troppo al signor Pascariello di Lecce dopo l'intervento su di lui ad opera di Ambrosini. Il direttore di gara però non esita nell'estrarre il cartellino rosso. Doccia anzitempo, qui scatta la furia dell'estremo ospite trattenuto con fatica da due compagni che gli recitano la romanzina. Lascia perdere che non ne vale la pena, calmati e vai a fare la doccia. Stefanelli acconsente, ma non senza ulteriori proteste, calcio alla panchina e via verso il tunnel con tante indicazioni anche da tecnico Riolfo, ma il portiere sembra dire di non aver fatto nulla. Il Rimini con l'uomo in più non mostra mai superiorità numerica, anzi la Vis viene fuori dalla distanza, ma prima subisce l'Eurogol di Viti. Palla di Ambrosini, vuole di Giorgio che non sarà chinaglia, ma semplicemente Vito. 1-0 e festa grande per l'ex Frosinone di tutta la panchina biancorossa e del relativo staff tecnico. La Vis risponde con una punizione di Cruz deviata con l'aiuto della traversa in corner dell'attento Cavalli. Proprio dal corner Caccioli, ex di turno, uno dei tanti, alza la mira di testa. Mentre Ambrosini in corsa non riesce a dare precisione al suo tentativo. Prima della chiusura di tempo, perfetta la diagonale di Brighi ad evitare il peggio in una fase delicata del match. Ad inizio ripresa, da calcio piazzato Bellini cerca la via del gol, la sua conclusione viene murata in corner dalla retroguardia biancorossa. Caccioli dimostra di avere il dente avvelenato, alto traversone e colpo di testa che Cavalli alza sopra la traversa. Altro ex di turno, Bellini serve Baldassi che pecca questa volta di precisione. Punizione di Del Piano, sponda di testa dove sul secondo palo, sempre di testa, Caccioli mette a lato. In contropiede finalmente si vede il Rimini, che sfiora il raddoppio, Protina tu per tu con Cappuccini spara addosso a quest'ultimo, il quale con l'aiuto dei compagni blocca prima Arlotti, poi da Dario che non riesce a trafiggerlo. È la volta di Cruz dall'altra parte che sfiora il palo alla destra di Cavalli con questa conclusione dalla distanza. La Vis con Paoli da calcio piazzato non riesce a inquadrare il bersaglio. Nel recupero una discesa sulla destra trova ancora Cappuccini ad evitare il peggio neutralizzando in uscita la sfera pronta ad essere deviata in rete. Il Rimini accede al prossimo turno di Coppa Italia, tanti fuori quota, superiorità numerica che non si vede, anzi, ma dopo tutto quel che importa è la vittoria. Vero Muccioli? Vincere aiuta a vincere, dicono, quindi insomma ci prendiamo questa partita come un allenamento importante, una partita comunque vera, perché è stata una partita vera e quindi insomma posso fare i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto e per l'impegno che hanno messo oggi nei 90 minuti. Insomma.